Come usare questo mio cartomodello tuta per avere i modelli diversi, da tuta intera con la manica, tuta con i ritagli sui fianchi, sulla schiena, aperta sulla schiena, o per esempio fare anche il body o top e pantaloncini. Veramente non è difficile. Qua ci sono solo tre cuciture, gamba, centro davanti e dietro, spalla e poi se c'è la manica da inserire la manica. Invece ho ricevuto tante domande, ma come montare questo cartomodello? Che cosa unire prima o come unire il centro davanti e il centro dietro? Un po' vedo che le persone si perdono e allora ho deciso di spiegarvi il processo di montaggio e poi anche alcuni modelli con i ritagli. Vediamo allora, per prima vediamo questo modello di tuta intera. Il mio cartamodello già include i margini di cucitura 7 mm per taglia cuci a 2 aghi 4 fili orlo sarebbe di 2 cm, poi dopo ognuno può togliere o aggiungere in base alle rifiniture scelte. L'unica cosa che non dove i margini di cucitura non sono inclusi è sulla scollatura, perché ognuno può anche cambiare scollatura o quando fanno i ritagli sulla schiena o sui fianchi, pure qua non sono aggiunti i margini, che sempre dipendono dal modo scelto di rifiniture, con elastico o con un sbieco, con la striscia di tessuto. Vediamo allora questo modello. Cosa devo fare? Devo disegnare così come è. Tutta intera, scollatura così coperta. Ok. Non dimenticare di segnare queste tacche sul giro manica e sulla manica, che dopo aiutano ad attaccare la manica in modo giusto. Se eseguite la prova si può segnare anche la linea del ginocchio, della vita e i fianchi, per dopo vedere sulla persona, o fare le tacche per avere facilità dopo unire e cucire insieme. E faccio anche l'attacca qua sul lato. Qua non ci so, non c'è però cucitura, non si taglia tutta intera così. E la manica. Sulla manica segno la linea del gomito. Le tacche. Questa sarebbe la spalla e le tacche che devo unire
con queste tacche su giro manica. Taglio. Ok, adesso devo tagliare di tessuto due pezzi di manica specchiati e due pezzi di tuta specchiati. Mi posso segnare qua che questo è davanti e questo è dietro. I pezzi sono uguali specchiati, allora piego il tessuto in due la larghezza altezza del tessuto 1,50 m basta per far entrare il cartamodello, perciò quanto tessuto ci vuole la lunghezza di tuta. Io adesso taglio così. Segno le tacche sul giro manica, segno linee vita e fianchi che dopo mi aiutano ad unire i pezzi insieme, segno la linea del ginocchio. Taglio. E adesso anche la manica. Due pezzi. Le tacche, linea gomito, e taglio. Ecco. Faccio anche le tacche qua. Ok, ho ritagliato.
Così ce l'ho due pezzi. Allora, dietro lo segno così con la croce, questo dietro e questo sarebbe dietro. Due pezzi. Tuta e due maniche. Adesso come assemblare i dettagli. La tuta sarebbe senza cucitura laterale, lato qua. Questo è il centro davanti, questo è il centro dietro. Come sarebbe così. E cioè, prima devo unire la gamba, questa cucitura interna della gamba, qua sarebbe il lato, e poi unire il centro davanti, che è la linea continua con il centro dietro. Ok? Io sempre cucio dalla parte del davanti. Adesso ho questi dettagli piccoli, allora non è difficile per me unire insieme. Invece la tuta in grandezza naturale vi consiglio sempre unire queste tacche di linea della linea del ginocchio. L'inizio e la fine. E così cucio qua. Adesso lo farò con la macchina lineare, però cucio sempre con taglia cuce che rimane cucitura elastica forte. E poi la manica, questa sarebbe piegata così e cucita a lungo questa linea. Unisco anche le tacche del segno della linea del gomito. Vado a cucire. Ok, cucio a lungo gamba. Due pezzi, uno e un altro. Io vi dimostro con macchina lineare, punto cucitura dritto, però di certo quando cucio la tuta non uso mai questa cucitura. Cucitura sempre elastica, se no si scoppia. Allora, eccole, cucite. E il problema inizia adesso, dopo non sanno come continuare. Questo sarebbe il centro davanti, ecco le mie tacche delle linee vita. Che unisco. Ok, poi devo unire le cuciture delle gambe e questo sarebbe sotto il cavallo. Poi anche qua unisco le tacche della linea
vita, e cucitura sarebbe tutta intera così. Così. Poi dopo quando apro, ecco. Che cosa è venuto dovrebbe essere così. Questa è la cucitura centrale, che è tutta continua. Ecco la mia tuta. Ok? E adesso devo unire le spalle. L'unica cosa che se io chiudo tutto così, come dopo entro in questa tuta, devo pensare anche di come indossarla. E cioè posso fare sul centro del dietro apertura, scollatura a goccia, o inserire la cerniera, o sulla spalla fare apertura per dopo indossare. Ok, tolgo le spille, ecco la mia tuta cucita, e adesso cucio la manica e inserisco qua. Ecco la manica. Ecco poi unisco la spalla con questa tacca, unisco. E questa tacca con cucitura di manica, questa tacca sulla tuta, tacca che sarebbe il lato, con la cucitura della manica, e faccio tutto il giro.